Oh, vediamo che mail è arrivata. Dai, ma cosa scrive sto qua? Adesso gli rispondo. Brutto, maledetto. No, non potrei mai rispondergli così tanto. No, è partita! No, è partita! È partita la mail. E adesso come faccio? Io ho scritto delle robe terribili. C'è però una soluzione e te lo spiego in questo video. Ciao, benvenuto o benvenuta in questo nuovo video, sono Matteo Orlandi e oggi vediamo la soluzione a un problema che può capitare. Lo vediamo con Gmail attraverso la mail di Google ed è la soluzione al problema delle mail che possono partire per errore o mail che magari abbiamo inviato e che però non erano corrette. Può infatti capitare, come in questo caso, di cliccare per sbaglio su invia prima che la mail sia pronta, anche se non abbiamo scritto bestialità come nel mio caso, ma semplicemente non abbiamo completato la mail e clicchiamo invia e la mail parte magari con metà del testo, con delle cose non complete, senza la firma o senza quello che magari ci interessava. Oppure possiamo aver sbagliato qualcosa, mandiamo la mail, poi ci accorgiamo subito dopo che qualcosa non era corretto, che c'erano delle frasi sbagliate, magari errori grammaticali e insomma la mail ormai è partita e non c'è niente da fare se non disperarsi come in questo caso. Ma appunto esiste una soluzione proprio in Gmail, nella mail di Google, che permette di poter modificare, spostare in avanti di qualche decina di secondi il tempo di invio. Si parla appunto di 30 secondi circa, quindi non una cosa esagerata, ma il tempo necessario per poter bloccare la mail se ci accorgiamo di questo problema e così evitare un invio indesiderato ed evitare problemi che abbiamo visto. Adesso vediamo come si fa, è molto semplice, dobbiamo andare nelle giuste impostazioni di Gmail e fare tutto quanto, ma prima però ti ricordo, iscriviti al canale, lascia un like, attiva la campanella per future notifiche. So che per te è molto semplice, di solito nei tutorial si prende il contenuto e si scappa, ma fallo, iscriviti, lascia un like, perché così mi aiuterai a fare prossimi contenuti. Vediamo come funziona questa soluzione in Gmail. Eccoci in Gmail. Adesso chiaramente ho messo non la cartella posta in arrivo ma un'altra per non mostrare tutte le mie email e non doverle andare a coprire. Andiamo su l'ingranaggio con tutte le impostazioni, apriamo qui, andiamo su visualizza tutte le impostazioni. Qui abbiamo delle impostazioni rapide, le possibilità di personalizzare la visualizzazione anche di Gmail. Vediamo che entriamo nella parte appunto di impostazioni generali, ce ne sono tantissime e quindi consiglio anche qua di perdere qualche secondo, se vuoi, intanto che vai a fare questo passaggio, per andare a vedere tutte le cose che ci sono. Magari se ti interessa saperne di più scrivilo nei commenti e andrò a fare un video per vedere un po' tutte le funzioni che ci sono, perché sono tante importanti. Abbiamo anche il risponditore automatico, la firma, tantissime cose che possiamo personalizzare e migliorare per avere il massimo della nostra Gmail. Appena qui sotto lingua e dimensioni massima pagina e tutto, abbiamo annulla invio. Eccolo qua, annulla invio. Vediamo che solitamente il periodo di annullamento è fissato in 5 secondi. Questo è quello che di default abbiamo. 5 secondi sono pochi perché è difficilissimo riuscire in tempo a annullare la mail, quindi io consiglio di spostarlo in questo caso a 30 secondi, tanto se la mail arriva 30 secondi prima o dopo non succede nulla. Mettiamo 30 secondi come periodo di annullamento. Adesso non andiamo a prendere tutte le altre impostazioni, ma vedi che anche sopra ce ne sono tante, quindi è completissima Gmail. Facciamo salva modifiche. Adesso andiamo a comporre una mail, sempre qui, sempre la Gmail. Ho messo un indirizzo, il mio indirizzo aziendale, mettiamo come oggetto AAA e come testo ci mettiamo BBB. Poi, una volta che abbiamo compilato la nostra mail, possiamo fare invia. Ricordo che possiamo sempre anche programmare l'invio su Gmail, quindi anche questo è molto interessante. Facciamo invia ed ecco che appare sotto questa schermata. In questa schermata possiamo annullare l'invio entro i 30 secondi. Di solito questa, se mettiamo le impostazioni di default, dopo 5 secondi sparisce, invece adesso rimane per 30 secondi circa, anzi 30 secondi. Noi quindi abbiamo tutto il tempo, se abbiamo sbagliato qualcosa, se non siamo convinti, o di andare a vedere il messaggio o di fare annulla. Ecco fatto, ho annullato l'invio. Questo è il messaggio che mi viene riproposto per come l'avevo creato, quindi ancora in bozza, posso modificarlo e inviarlo poi correttamente se necessario. Si perdono quindi 30 secondi, ma possiamo mettere anche 20 magari come tempo, dipende dall'utilizzo, da come vogliamo personalizzarlo, però sicuramente andare a spostare in là fino a 20-30 secondi è utile, proprio perché ci dà la possibilità, se vogliamo, di andare ad annullare l'invio del messaggio. Quindi molto molto semplice come possibilità, ma sicuramente interessante e utile proprio per tante tipologie.
Bene, spero che questo video ti sia stato utile. Io ti ricordo, iscriviti al canale, lascia un like, attiva la campanella per future notifiche e soprattutto se vuoi vedere delle cose in più su Gmail, su magari come personalizzare al massimo la casella e tutte le impostazioni, scrivilo nei commenti così mi darai lo spunto per fare prossimi video. Un saluto da Matteo e alla prossima, ciao!